Insieme al presidente Giorgio Lacava per commentare queste indiscrezioni, che in parte sono state anche confermate in alcune interviste sul web dal presidente, di trattative per la cessione dell'Arezzo. Allora, presidente, come stanno le cose? Prima cosa, buonasera a tutti. No, io leggo delle notizie a volte che mi fanno anche sorridere, tipo quella di Perugia. Ripeto, io abito a Perugia, conosco tutti a Perugia, io gli imprenditori perugini o umbri che erano interessati all'Arezzo non ne ho visto neanche l'ombra. Quindi non, questa è l'unica notizia che ti devo proprio smentire clamorosamente, e sarei curioso di sapere com'è nata, perché veramente ci vuole tanta fantasia. Per le altre siamo sempre là. C'è un gruppo molto forte e interessato, però sai, tra il dire e il fare io posso capire che quando vai a prendere una squadra di calcio sono impegni non solo economici e di tempo, però poi subentrano tante altre cose perché non sei visto di buon occhio a livello bancario, se hai delle quote di una società. Quindi prima di fare questo passo, giustamente le persone serie e concrete ci pensano. Io sono tranquillo, come ho sempre detto, finché ci sarò io onorerò tutti gli impegni, perché questa è una mia azienda, perché io amo l'Arezzo Calcio, perché io non voglio mai fare brutte figure, quindi finché ci sarò io ci mancherebbe altro, anche perché le aziende se le devi dare via poi devono essere sempre perfette. Però serenamente andiamo avanti, la squadra ha vinto domenica che è la cosa migliore e quindi niente, questo è quello che ho da dire. Ecco, oltre a questo gruppo solido, poi hai fatto il nome di Andrea Stanzione, come Andrea altro. Stanzione, sì, Andrea Stanzione, no, io non l'ho fatto, è uscito, no, perché Andrea è una persona che ho visto varie volte a Roma, una persona squisita, una persona che ama veramente il calcio. Infatti c'è una bella scuola giovanile, un bel settore giovanile vicino a Roma, adesso non mi ricordo dove, però è una persona veramente valida. Il discorso suo è che lui vorrebbe entrare un po' in punta di piedi sull'Arezzo, e quindi ecco, io sono un po' del bianco-nero come carattere che ho. Bianco-nero, scusa, bianco-nero no, che non ci sei, che io sono giallo-rosso. Però bianco-nero dal punto di vista che o sono dentro o sono fuori, quindi è proprio una mia forma mentis. E quindi ecco, lui voleva entrare un po' soft, però ottima persona, grande intenditore di calcio e grande organizzatore anche del settore giovanile, quindi una persona degna veramente. Infatti è nato anche un rapporto, diciamo, non di amicizia ma di stima sicuramente. Quindi per sintetizzare, diciamo, oltre a onorare gli impegni finché ci sarà Giorgio Lacava, con l'altro gruppo, diciamo, i tempi non saranno brevissimi, evidentemente. No. Allora, i tempi nel calcio, come in tutte le cose, può essere che oggi è tutto bloccato e tra 3 giorni si fa. Noi aspettiamo, perché quando poi devi vendere devi aspettare, però serenamente se arrivano, e ripeto, questo lo voglio dire che è la cosa più importante, chi prenderà l'Arezzo sicuramente sarà, se più passionale di me, difficile, però sicuramente sarà da un punto di vista economico o uguale a me o più forte. Quindi da quel punto di vista i tifosi devono stare tranquilli, perché chiaramente vendendo io la società devo vendere la gente che ha, diciamo, possibilità. Si tratta di un singolo imprenditore nel campo delle costruzioni. Allora, cioè, dietro questa, diciamo, trattativa ci dovrebbe essere, sì. Io sinceramente non posso dire il nome, però sì, è un costruttore abbastanza forte, però ecco, assolutamente, te l'ho detto, anche di Stanzione io il nome non l'ho fatto, non so come sia uscito, però io chiaramente delle trattative che non faccio, perché se poi non si fa nulla, sono sempre situazioni un po' così delicate.